ragazzi, buongiorno. Quello che sto per raccontarvi oggi ha dell'incredibile. Sfatiamo un mito. 20 aprile 2024. Questa mattina esco di casa, solito vado a prendere l'autostrada, io per arrivare a mare ho circa 50-60 km. Dipende in quale spot decido di andare. E niente, all'ingresso dell'autostrada spesso ci sono dei controlli di polizia, carabinieri si mettono all'ingresso. Niente di che, perfetto. Arrivo, paletta dei carabinieri. Ok, mi fermo, solite prassi, a chi è intestata la macchina, documenti, boh, gli do i documenti, la macchina, fanno il controllo, torna con la pistola dell'etilometro. Sto parlando che erano le 4:30 questa mattina. Torna con la pistola, mi fa, deve fare la prova dell'etilometro. Io dico, ma scopo, mi sono appena svegliato, sto andando a pesca, te l'ho pure detto. Ma sai, siamo qui per fare i controlli. Mi fa soffiare dal finestrino, quello è il pre-etilometro, non è quello là proprio ufficiale. Soffio, tutto a posto chiaramente, e va di nuovo alla macchina, va a prendere i miei documenti per riportarmeli. Quello mi fa buona giornata, buona pesca. Oh, quando mi ha detto così, già stamattina sono partito di casa con quella che il mare non era ideale, no? Che avevo controllato le condizioni meteo, non era ideale per legge. Infatti oggi disastro. Oh, me ne sono venuto qua che ero nervosissimo, perché fra il buona pesca del carabiniere e le condizioni meteo marine che sono ottime, ragazzi miei, sono arrivato, ho cercato di sondare il terreno per vedere che tipo di dotanara potevo utilizzare e ho beccato una buca davanti a me, cioè anzi non proprio davanti a me ma sulla mia destra. Beccato questa buca, ho fatto 2 seppie immediatamente col buio, piccole, però le ho fatte subito, dopo 5 minuti che ero in pesca, una dietro l'altra. E la totanara che ha colpito oggi, ragazzi, è stata questa, yellow, giallo, l'ha fatte tutte lei, ne ho fatte 5. Vedete, ancora su, perché ho utilizzato dopo solo questa. Sono riuscito a fare 5 seppie, adesso vi faccio vedere, ce le ho qua. Se non mi porta via qualche onda che arriva da dietro. E niente, ho fatto queste 5 seppie. Adesso chiudo perché veramente il mare è un disastro, se no non riesco ad arrivare alla macchina, perché in questo spot qua devi passare sugli scogli. Questo tipo di mare, arrivano le onde sugli scogli dove io devo camminare, quindi se no devo mettere i piedi nell'acqua. Vi faccio vedere le seppie, ragazzi, speriamo che si vedano. Vediamo, in teoria sì. Però, le vedete? 1, 2, 3, 4 e 5. Ci siete? Eccole qua. Che ne dite? Si vedono, vero? Quindi ragazzi miei, come vedete, il buona pesca mi ha portato bene. Cosa dire? Rimanete sintonizzati, seguitemi perché dovete seguirmi e scoprirete tante avventure che faremo insieme. Scappo, alla prossima. Il mare si sta incazzando, oggi una forte scaduta. Vi faccio rivedere le seppie e scappo. Vediamo, eccole qua. Quindi buona pesca a tutti. Ciao belli.